Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni di una volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma mia Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Dal libro di Cielo, volume 1, capitolo 46. Onde il mio dolce Gesù non faceva altro che dispormi a quel mistico sposalizio promesso a me. Si faceva vedere, stando io in quello stato, quando quattro volte al giorno, secondo che a lui piaceva. E delle volte era un continuo andare e ritornare. Mi pareva un innamorato che non sa stare senza della sua sposa. Così faceva Gesù con me e delle volte giungeva a dirmelo. Vedi, ti amo tanto che non so stare se non ci vengo. Mi sento quasi irrequieto pensando che tu stia a soffrire per me e stai sola. Perciò sono venuto per vedere se hai bisogno di qualche cosa. E mentre così diceva, lui stesso mi sollevava la testa, metteva il braccio da dietro il collo e mi abbracciava. E mentre così mi teneva, mi baciava e se era tempo d'estate che faceva caldo, dalla sua bocca mandava un alito rinfrescante, oppure prendeva qualche cosa in mano e mi menava il vento e poi mi domandava: come ti senti? Non ti senti meglio? Io gli dicevo: in qualunque modo si sta con voi, si sta sempre bene.
Altre volte poi veniva e se mi vedeva molto debole per il continuo stare in quelle sofferenze, specialmente se il confessore veniva la sera, il mio amante Gesù veniva e vedendomi in quello stato di estrema debolezza, tanto che delle volte mi sentivo morire, si avvicinava a me e dalla sua bocca versava nella mia il latte, oppure mi faceva mettere la mia al suo costato e là succhiavo torrenti di dolcezza e di delizia e di fortezza. E lui mi diceva: voglio essere io proprio il tuo tutto ed anche il tuo nutrimento dell'anima e del corpo. Chi può dire ciò che io sperimentavo, tanto nell'anima quanto nel corpo, da queste grazie che Gesù mi faceva? Se io lo volessi dire, andrei troppo per le lunghe. Ricordo che delle volte, quando non ci veniva presto, io mi lamentavo con lui dicendogli: De, o sposo santo, come mi hai fatto tanto aspettare? Io non potevo più resistere, mi sentivo morire senza di voi. E mentre così dicevo, era tanta la pena che sentivo, che piangevo. E lui tutta mi compativa, mi asciugava le lacrime, mi baciava, mi abbracciava e diceva: non voglio che piangi. Vedi, adesso sto con te, dimmi che vuoi. Io gli dicevo: non voglio altro che voi. Allora cesserò dal piangere, quando mi prometterete di non farmi tanto aspettare. E lui mi diceva: sì, sì, ti contenterò. Un giorno, mentre stavamo in questo contrasto ed io era tanta la pena che non potevo cessare dal piangere, il mio buon Gesù mi disse: voglio contentarti in tutto, mi sento tirato verso di te che non posso farne a meno di fare quel che tu vuoi. Se finora ti ho tolto la vita esteriore e mi sono a te manifestato, ora voglio attirare l'anima tua presso di me, a ciò che dovunque io vado, possa tu venire insieme. Così potrai tu più godermi e stringerti più intimamente a me, più che non hai fatto per là dietro. Ci fermiamo qui, questo capitolo 46, mi avviso, è molto, di nuovo, santamente sconvolgente, perché fa comprendere il tipo di rapporto del tutto peculiare che Gesù aveva con Luisa, che, ripetiamo, certamente si tratta di cosa non comune e straordinaria, però non comune e straordinaria con due, a mio avviso, precisazioni, che sono le seguenti. La prima è che, anche se non in queste forme appunto così eccezionali, la verità è che, e questo vale per tutti e dovrebbe riempirci di gioia, il rapporto che c'è tra l'anima e Dio è un rapporto modellato sul tipo sponsale. In questo tempo dell'anno liturgico, ecco, quando questa meditazione viene fatta, siamo verso la fine del ciclo liturgico dell'anno A, sono diverse domeniche che compaiono le parabole sulla vigna del Signore, sulla vigna del Signore, vignaioli omicidi, andare a lavorare nella vigna, eccetera, eccetera, no? O anche le letture del profeta Isaia, dove si spiega appunto che questa vigna del Signore è la casa di Israele e quindi per estensione la singola anima e quindi tutte le espressioni, ecco, nuziali d'amore, ecco, il vino è la bevanda che scorre durante le nozze, no? Il primo miracolo della Madonna a Cana, suscitato dalla Madonna a Cana, fu appunto la trasformazione dell'acqua in vino. Non era un caso, e non è neanche un caso che Gesù ha fatto il primo miracolo nelle nozze di Cana, no? E anche se non era previsto, è stato sollecitato dalla madre, trasformando l'acqua in vino durante un contesto di banchetto nuziale, no? Sappiamo che l'acqua in quel contesto è segno della vita, come dire, piatta, in odore, in colore, in sapore, senza Dio, mentre il vino è appunto simbolo della gioia e della delizia e dell'amore, no? Che l'anima prova a contatto con lui. Ancora Gesù ha scelto il vino per transustanziarlo nel suo sangue, e noi sappiamo che il sangue di Cristo è proprio
l'espressione più profonda, sacramentale della sua infinita carità, è questo che abbiamo letto. Io non so noi che immagine abbiamo della carità, ecco, noi pensiamo alla carità spesso come la Caritas che aiuta i poveri, ma la carità non è altro che l'amore divino, dice San Paolo, che poi viene riversato nei nostri cuori. Questo è quello che abbiamo ascoltato, è una esternazione, un'esplicitazione dell'amore infinito che Gesù aveva nei confronti di quest'anima. Ecco, ripeto, certamente quest'anima è un'anima privilegiata, ma non dobbiamo con questo immediatamente bypassare dicendo vabbè, questa roba dell'altro mondo l'ha vissuta Luisa, ma io sono un povero peccatore, sto su questa valle di lacrime, questa non è roba per me. Forse non sarà mai roba per noi, nel senso di non vivere alla lettera queste cose. Ma noi dobbiamo pensare che ogni anima è per Dio oggetto di amore intensissimo e che, questo sempre dobbiamo ritenerlo, se tutti paradossalmente avessero queste disposizioni, tutti vivrebbero queste stesse identiche cose. Credo che anche nella meditazione di ieri ho detto che, forse in qualche recente catechesi, una delle cose che a me ha più colpito della rivelazione della Divina Volontà è lo squarcio di luce che è stato gettato circa la condizione di Adamo, che aveva il dono della Divina Volontà prima della colpa d'origine, e le cose incredibili, insomma, che si leggono negli scritti relative a come lui viveva, che tipo di rapporto che aveva con Dio prima della colpa d'origine. Noi capiamo, no, che in Adamo, ecco perché passa il peccato originale, perché in Adamo siamo contenuti tutti noi, è contenuta tutta la razza umana, e non soltanto nell'Adamo decaduto, ecco, ma anche nell'Adamo, nello stato, come dire, di giustizia originale, perché quello stato che lui ha vissuto sarebbe stato comune a tutte le anime, nessuna esclusa, così come la condizione di decadenza che ereditiamo è comune a tutte le anime, con l'unica eccezione della Madonna, ma per far sfuggire la Madonna a questa eccezione Dio ha dovuto fare un miracolo strepitoso, insomma, quindi che è stata l'Immacolata Concezione, altrimenti anche la Madonna avrebbe ereditato la nostra sorte, no? Quindi questo è fondamentalissimo, che ci fa comprendere che quanto vale, visto le parabole delle pagarelle smarrite, no? Dice, una per 99, sì. Tante volte l'ho detto commentando queste letture, perché davanti a Dio 1 più 1 non è uguale a 2, è uguale a 1. Perché noi non siamo un numero, non siamo uno fra i tanti. Ciascuno di noi è un unicum davanti a Dio. E Gesù, non dobbiamo mai dubitare che farebbe tutto quello che ha fatto, o lo rifarebbe se fosse necessario, anche solo per salvare una sola anima. E similmente non dobbiamo dubitare che basta un'anima che si danna, una sola, e purtroppo magari fosse una sola, per provocare un dolore infinito, immenso nel cuore di Gesù e quindi nel cuore immacolato di Maria. Ecco, proprio perché c'è questa dimensione di profondo amore sponsale. E questa era la prima considerazione. La seconda è che certamente sì, Luisa è un unicum, no? Quindi è una creatura particolare, scelta per una missione del tutto peculiare, preparata da Gesù in maniera del tutto particolare, e quindi che ha vissuto delle cose con Gesù molto particolari. Ecco, solo che, ecco, senza che uno come dire, vada troppo oltre e sogni troppo ad occhi aperti, Gesù ha promesso delle cose belle per chi vive nel regno della Divina Volontà, perché vivere nel regno della Divina Volontà, come sappiamo, se abbiamo imparato qualcosa, vuol dire ritornare alla condizione di Adamo e di Eva prima della colpa d'origine. Certo, è un ritornare non identico. Io ricordo, proprio l'altro giorno ho letto uno scritto, non mi ricordo quale, dove Gesù diceva
Il regno della mia volontà sarà un ritorno quasi alla stessa condizione di Adamo e di Eva. Ci mette quel quasi davanti, no? È chiaro che ci mette quel quasi perché tra noi e loro c'è un piccolo problema. Dire piccolo è chiaramente dire un eufemismo, che è il peccato. Quindi noi abbiamo letto queste cose oggi di Luisa, ma nei giorni precedenti abbiamo visto le grandi prove a cui è stata sottoposta, no? A partire da quelle terribili del demonio e anche quelle, come dire, meno terrificanti, insomma, quindi meno angoscianti, però lo stato di rigidità, l'ubbidienza, l'essere soggetta alle necessità in tutto da parte dei familiari, essere umiliata, mortificata, insomma, privata della comunione, tutte quante le cose, insomma, che abbiamo sentito nei giorni precedenti, insomma, che erano delle sofferenze immense, no? Anche tutte queste obbedienze che dirà il confessore, l'abbiamo visto nella precedente meditazione, che a volte erano contrarie alla divina volontà, allora Gesù diceva farò lo stesso, poi però ridiglielo. Quindi, capite, non è che queste cose, cioè non c'è il paradiso sulla terra senza croce, per dire, no? Dopo il peccato di origine, c'è il paradiso sulla terra con la croce, quindi questo sì. Che è stata del resto poi anche un po', se noi ci pensiamo bene, la vicenda vissuta da Gesù e da Maria sulla terra. Gesù, noi sappiamo, che ha trascorso i 33 anni della vita terrena in stato di sofferenza ininterrotta. Lo sappiamo non soltanto dagli scritti di Luisa, no? Quella passione divina, misteriosa, ma molto reale, ecco, che il Padre gli ha fatto vivere ininterrottamente, che le rivelazioni del Sacro Cuore, insomma, ci esplicitano, quando Gesù mostrò il cuore con la croce piantata e spiegò che quella fu piantata fin dal momento in cui fu concepita, concepito, scusate, e anche tutte quante le cose molto belle, io ricordo gli scritti di Santa Teresa d'Avila, no? Che quello che facevano capire molto molto bene questo. Lo stato, diciamo, di sofferenza, uno degli stati di sofferenza ininterrotta, insomma, di Gesù, no? Nel senso che il suo intelletto umano, simile al nostro, era unito a quello divino, vedeva sempre in Dio tutti gli orrori causati dai peccati degli uomini e anche tutte le sofferenze che continuamente questo causavano alla sua santissima umanità e anche tutte le riparazioni che doveva fare, no? E questo lo sappiamo dagli scritti di Luisa, insomma, che non c'è stata soltanto la passione cruenta, neanche soltanto quella divina, ma anche il suo stare in continuo atto di riparazione e di rifacimento di tutti quanti gli atti, quantomeno imperfetti, ecco, ma dall'imperfezione in poi tutti, degli esseri umani. Ecco, però Gesù non ha vissuto solo questo sul pianeta Terra. Perché Gesù, sul pianeta Terra per molto tempo è vissuto tra le delizie del suo capolavoro, che è la Madonna. Noi non abbiamo idea di come stava, cioè, come Dio ha messo un velo bello spesso sulla vita nascosta. A mia conoscenza, insomma, anche le sante o le mistiche che hanno ricevuto rivelazioni private sulla vita della Madonna, la vita di Gesù, quando si entra in questo argomento, vita nascosta, cala un sipario quasi integrale, insomma, c'è qualche piccolo squarcio, qualche lieve sollevata di velo e poi immediatamente si richiude tutto, no? E sono i maestri di spirito, tra cui soprattutto San Luigi Maria Monfort, che spiega che, cioè, Gesù questo lo ha voluto, capito? Quindi sì, tutte queste cose certamente, ma nella sua vita terrena c'è stata lo stare in compagnia del suo capolavoro. Questo non dobbiamo vedere. Oggi si risente un'altra volta questa storia misteriosa, no? Del latte che Gesù trasmette attraverso le labbra a Luisa. Io, questa è la mia devozione, mia personale, io sono sicurissimo che quello è il latte che lui beve a suo tempo dalla Madonna. E adesso in paradiso? Prenderà ancora il latte della sua mamma, Gesù, mi chiedo io, questa è una domanda mia privata, insomma. E io, conoscendo, insomma, l'amore che Gesù ha per la
della Madonna e anche le delizie che questa creatura causa nella Santissima Trinità per la perfezione immensa, insomma, che ha per la sua fusione con la Divina Volontà, non è che lo scuderei tanto, d'accordo? Quindi non lo scuderei. E forse sto dicendo una follia, io non ho nessun tipo di esperienza, insomma, non so. E chiedo scusa in anticipo a Gesù se sto dicendo una follia, però qualche sospetto mi viene, no? E quindi analogamente, ecco, quindi si può vedere questa esperienza di Luisa non solo come sua singola, personale, dovuta alla condizione del tutto peculiare, di anima dapprima vittima, poi depositaria della liberazione della Divina Volontà, poi appunto pioniera, ecco, perché di fatto prima abitatrice del regno del Fiat Supremo nella sua terza fase, del Fiat Santificante. Questo è evidentissimo dagli scritti, uno può crederci o non crederci, ma è chiaro che sia così. Allora, questo per dire la seconda considerazione, certo, oltre che questo brano farci pensare al rapporto sponsale e intimo che Gesù ha e vorrebbe avere con ogni anima umana, appunto in quanto anima umana da Lui creata, ecco, queste grazie particolari, forse non nello stesso modo, non le stesse, si possono, come dire, sperare oppure pensare come possibili, ecco, usiamo questi termini molto cauti, per chi, corrispondendo alla Divina Grazia, entrasse nel regno della Divina Volontà? Io mi azzarderei a prospettare una risposta positiva, fondata sulle promesse di Gesù, no? Perché se c'è un ripristino della condizione originaria, chiaramente un ripristino della condizione originaria dentro la situazione attuale, dentro la situazione originaria è chiaro che c'è un rapporto di amore vissuto e percepito con Dio che non è attualmente alla nostra portata, nel senso che non riusciamo a rappresentarcelo in maniera adeguata. E certo, Luisa lo ha vissuto in questo stato, insomma, forte, ecco. E si faceva vedere, stando io in quello stato, quando 3 o quando 4 volte al giorno, le volte erano continuo ad andare a ritornare, no? E la cosa che fa molto pensare è, mi pareva un innamorato che non sa stare senza della sua sposa. Cioè, noi pensiamo sempre, e pensiamo bene per carità, che siamo noi, e magari pensassimo tutti così, che non possiamo stare senza Gesù, e che abbiamo bisogno di Lui. Ripeto, magari tutti gli uomini pensassero questo, sarebbe già ampia parte dell'opera compiuta. E qui la cosa del tutto peculiare ci fa comprendere molto bene, ma queste sono le cose più belle, a mio avviso, delle rivelazioni della Divina Volontà. Dice, vedi, amo tanto che non so stare se non ci vengo. Allora io ripenso alle volte in cui negli scritti si legge che Dio ama così tanto gli uomini, amava così tanto Adamo, ne aveva fatto il suo trastullo, l'aveva ricolmato di bene, gli aveva dato questo mondo e quell'altro, insomma, no? E queste cose, come dire, correggono alcune idee distorte di Dio e fanno anche, a mio avviso, rettamente comprendere l'orizzonte del suo amore, no? Cioè, noi tante volte sentiamo, ci sciacchiamo la bocca con l'amore di Dio, Dio ci ama, l'amore di Dio, Dio ci ama, ma è qualche cosa di molto lontano dalla sua autentica, profonda, verace comprensione. Cioè, a volte, ripeto, l'ho detto fino alla nausea, sembra che ci trinceriamo dietro l'amore di Dio per giustificare tutto quello che facciamo, per trovare delle facili scappatoie. Qualunque cosa faccio, tanto Dio mi ama, è buono, quindi mi dice, capirà, mi perdonerà e mi porterà in paradiso, qualunque cosa succede. Questo non è l'amore di Dio, questa è la caricatura, insomma, dell'amore di Dio, no? E qui ne abbiamo visto un ritratto autentico, quindi un Dio che ama in questo modo immenso l'anima, che si preoccupa di lui, stai meglio, non stai meglio, se fa caldo gli arita un vento fresco dalla sua bocca, le fa vivere un'esperienza, insomma, che nota già in letteratura mistica, no? E
mettere la bocca al costato. Questo, se uno legge la biografia di Santa Margherita Maria la Coque, lo trova scritto, e non una volta sola. Ripeto, con esperienze proprio sponsali, con frasi che Gesù dice: voglio essere io proprio il tuo tutto e anche il tuo nutrimento dell'anima e del corpo, no? Cosa lo nutre? Del sangue versato dalla sua bocca, scusate, del latte versato dalla sua bocca e del sangue sgorgante dal suo costato. Quindi capite che sono veramente delle cose che lasciano un po', come dire, stupendamente, divinamente, sorpresi. Poi c'è un aspetto, ecco, tipico di queste situazioni, che però anche questo dovrebbe essere in qualche modo, ed è possibile che lo sia, no? Analogamente, i romani dicevano mutatis mutandis, vissuto da noi. Cioè, quando Gesù si allontanava un po', non potevo più resistere, mi sentivo morire senza di voi, ed era così tanta la pena che sentivo che piangeva e lui tutta mi compativa. Ecco. Noi abbiamo dei modi ordinari per accostarci a Gesù, no? Soprattutto la messa e l'adorazione. Adesso, chi di noi ha mai pianto, ecco, pensando a Gesù, non vedo l'ora che torna la prossima messa, che non ce la faccio più a sta senza di te. Forse non c'è mai successo. Oppure: Gesù, non vedo l'ora che torna al momento in cui sto cuore a cuore con te davanti al tabernacolo, che in parrocchia fanno l'adorazione, che non ce la faccio più. Oppure: non vedo l'ora, Gesù, che finalmente posso di nuovo riceverti nella Santa Comunione, e allora cesserò dal piangere quando avrò di nuovo fatta la comunione, finalmente ti avrò nel cuore. Questo sarebbe oggetto di considerazione, no? Ecco, perché oggi io vedo, insomma, anche tante cose di cui anche qualche fedele si lamenta in giro, no? Tante grossolanità, ecco, nei confronti dei luoghi sacri, della Chiesa, della comunione. Cioè, se uno va a pensare, ma da che cosa dipendono? A me sembra no, accomunabili sotto un minimo comune denominatore. Amore a Gesù, zero. Chiaro che se tu ami Gesù e se credi nella presenza reale, ma se entri in chiesa, è ovvio che la prima cosa dove guardi è il tabernacolo, ti fai una bella genuflessione e ti senti a casa di Gesù. Ma certamente non ti sentirai al mercato, quindi non hai quell'atteggiamento grossolano di chi prende, chiacchiera, cosa, gira, passa davanti al tabernacolo come se passasse davanti a niente, ma manco si girano. Non dico che adesso pare che sono tutti diventati artritici o artrotici, insomma, che chi ha un ginocchio va a fare una genuflessione, pare che uno, ecco, è peggio quello di mettersi sulla sedia elettrica, no? Ma neanche girare la testa, insomma, neanche un inchino, che non basta davanti al Santissimo Sacro, zero, proprio come se fosse zero. Quindi, o delle forme grossolane, cioè trascurare la messa domenicale vuol dire che amore a Gesù è zero. Oggi non c'è purtroppo la moda di trascurare la comunione, oggi c'è la moda della comunione grossolana, della comunione sacrilega. E la comunione non è sacrilega soltanto, può non essere sacrilega, meglio, non soltanto quando uno non sta in grazia, cosa che oggi, a mio modestissimo avviso, prima di darla per scontata bisogna mettersi seduti e confrontarsi bene con i 10 comandamenti, come tante volte ho avuto modo di dire, no? Ma anche una comunione fredda, ecco, distratta, tiepida, scellerata, a che serve? Gesù dice anche nelle ore della passione, in alcuni passi, a volte si rivolge anche ai preti: quante opere buone, e lì parla proprio, è anche evidente riferimento ai sacramenti, fatte più per offendermi che per darmi gloria. Allora, certamente, se non abbiamo vissuto l'esperienza mistica della presenza di Gesù, che se poi se ne va, questo è un tema tipico della mistica, no? Uno non, cioè, muore di dolore, perché, insomma, stare a contatto diretto con il Signore
è meglio non viverlo per niente piuttosto che poi doverlo perdere, no? Però il senso di quello che vorrei oggi, insomma, far farmi vedere tutti quanti, che tutte quante queste cose vissute in questa forma straordinaria e tipica hanno però anche la dimensione ordinaria, cioè Dio la vive con ogni anima e Dio la vive attraverso soprattutto quel sacramento che non per caso, per nulla si chiama il sacramento dell'amore, che è l'Eucaristia. E che quello che deve molto preoccuparci, se dovessimo viverlo, è questo stato di veramente freddezza, indifferenza o grossolanità o superficialità nei confronti dell'Eucaristia, che non è altro che, espressione di non amore verso Gesù. E attenzione, l'espressione di non amore di Gesù, e concludo, San Giovanni dice, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Quindi attenzione, che se non ami Gesù, non è che Lui non ti ama, è che prima ancora di cominciare ad amare Gesù devi fare un passo indietro, cioè tu devi dire a te stesso che forse il Dio che forse segui non esiste, d'accordo? Cioè forse Gesù tu non l'hai incontrato mai, cioè chi è Gesù e l'esperienza del suo amore non l'hai fatta mai. Questo non deve, questo è possibilissimo stare tanti anni in chiesa, andare a messa tutte tante le domeniche, fare tutto quello che uno vuole e non aver mai fatto l'esperienza di Gesù. Come ci sono, diceva un prete facendo fare un sorriso, i praticanti non credenti, che oggi sono molti, quindi persone che vanno, che sono ancora presenti un pochino per tradizione, ma che hanno una fede pressoché inesistente, ci sono anche i praticanti non amanti, i praticanti non innamorati. E non innamorati vuol dire che stanno facendo, tribolare il nostro Signore, perché il nostro Signore è innamorato di loro. Ma loro non soltanto non ricambiano l'amore ricevuto, ma non danno a Gesù la possibilità di farglielo vivere, di farglielo conoscere. E questo da cosa dipende? La prima cosa che uno deve fare attenzione è sempre riconfrontarsi oggettivamente, non in base a quello che uno pensa nella capoccia propria, con la legge di Dio, e vedere, perché è chiaro che se io sto camminando oggettivamente, anche se in maniera inconsapevole, lontano dalla sua legge, è chiaro che mai potrò percepire in nessun modo il suo amore, perché Gesù ama il peccatore di un amore di misericordia, di compassione, ma è chiaro che detesta il peccato, quindi, c'è questo muro tra noi e Dio. Quindi la prima cosa è che questo muro deve essere abbattuto, parafrasando le parole di San Paolo, abbattendo il muro di separazione non solo tra noi e il prossimo, ma tra noi e Dio, che è l'inimicizia, non inimicizia sua nei nostri confronti, ma inimicizia nostra nei suoi confronti. Sempre San Paolo, no? Quelli che vivono lontani da Dio si comportano da nemici della croce di Cristo. Allora, vedete come dentro questa realtà, che comunque lascia, a me lascia tanta dolcezza nel cuore, lascia tanta, tanta gioia, cioè a me non fa nessun effetto, insomma, vedere Gesù in questo modo, anzi mi fa moltissima gioia, insomma, vedere che Gesù ami in questo modo, insomma, le anime, no? E voglia darsi. Ecco, non trinceriamoci dietro. Non bisogna desiderare disordinatamente queste cose, questo lo sappiamo da San Giovanni della Croce, però non bisogna neanche dire, ah, va bene, che belle cose che ha vissuto Luisa, ma tanto questo non mi riguarda, giriamo pagina, insomma, ecco, perché forse Gesù nei tuoi confronti a quell'innamorato non corrisposto, come un innamorato umano, colpevolmente non corrisposto, che non soltanto, cioè, è addolorato di non essere corrisposto, quindi, cioè, a Santa Margherita Maria, di cui abbiamo avuto modo di parlare, Gesù gliel'ha detto, il cuore che ha tanto amato il mondo non riceve altro che freddezze, indifferenze, sacrileggi, oltraggi, e questo a volte anche da parte di chi dovrebbe essere il primo ad essere grato e ad amarmi per il molto che ha ricevuto. Bene, mettiamoci un secondo alla presenza di Dio e concludiamo con la meditazione.
O Divina Maria, ci mettiamo alla tua presenza. Per concludere questa meditazione è inutile dire che tutto quello che Luisa ha vissuto tu lo conosci molto bene, molto meglio. Quindi il tuo rapporto con Gesù, su cui c'è questo sacro velo che noi possiamo soltanto lontanamente immaginare, è stato questo e molto di più. Tu hai conosciuto, ecco, per esperienza diretta, il mare infinito, proprio inondante, inebriante dell'amore di Dio. Lo conosci e nulla tanto desideri per noi che almeno qualche piccola goccia, perché a volte la vita umana si riduce a questo, ne possiamo ricevere anche in questa vita, ecco, poi in attesa, dopo la purificazione post mortem, di riceverla in paradiso. Ecco, sii sempre presente nella nostra anima, aiutaci anche a comprendere bene che non c'è niente, insomma, che il demonio detesta di più di questo amore, lui che è il non amore, e che se ci pensiamo bene, insomma, ogni volta che in qualche modo ci tenta, vuole portarci lontano da Dio, uno dei ganci, dei punti d'appoggio fondamentale è sempre il dubitare profondamente del suo amore per noi, come già fece nell'Eden. Che questo non accada mai, ecco, ma che possiamo lasciarci, ecco, toccare da quell'amore, ecco, lasciarci trasformare da quell'amore, lasciarci innamorare da quell'amore, per poter corrispondere a Gesù come lui vuole, nella misura che lui vuole, nel grado che ha pensato per noi, al suo mistero di amore infinito. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.